La casa stregata di Surrey Hills. Nella città di Sydney, in Australia, sorge un edificio in stile vittoriano, al numero 139 di Keith Street. La casa apparteneva a Natalie Jane Foot, una donna che viveva lì da sola. Misteriosamente, però, la donna era scomparsa nel 2003. E da allora non si seppe più nulla di lei. Erano oltre 7 anni, tra l'altro, che non venivano pagate le utenze dell'abitazione. La polizia successivamente fece irruzione proprio all'interno dello stabile. La casa era diventata un magazzino, roba sparsa ovunque. Sotto il letto poi notarono una cosa alquanto strana, un sottopavimento dove vennero rinvenute delle ossa umane. Le ossa poi, dalle analisi che emersero dal laboratorio, appartenevano proprio alla donna scomparsa, a Natalie Jane Wood, che era morta lì dentro. E secondo la ricostruzione che venne fatta, la donna il 1° dicembre del 2003 si recò in ospedale perché aveva dei capogiri e da lì a poco poi sarebbe morta in casa. La causa della morte però non è stata mai chiarita. La casa successivamente passò alla cognata della donna, che però la vendette, ricavandone una cospicua somma di denaro. I nuovi proprietari però erano alquanto scioccati, infatti dai primi giorni che si erano insediati lì, iniziarono a manifestarsi fatti strani, oggetti che cadevano da soli, piatti distrutti, lanciati a terra da una forza invisibile. Vennero anche installate telecamere di sicurezza, dove si vedeva una strana figura biancastra. E questo per il nuovo proprietario era la testimonianza che la donna, o meglio il suo fantasma, si aggirava ancora nella casa. Più di una volta poi l'avrebbe vista e riconosciuta proprio come la donna morta attraverso le foto. Il proprietario vuole restare anonimo. Inizialmente non credeva al paranormale, fino dal giorno che è entrato in quella casa.